Oh, baby, can't you listen to me, baby?
Complimenti. Bravissimi. Premiazione. Passiamo alla consegna dei vari riconoscimenti. Premio edizione lusso grafica all'ensemble misto dell'Istituto Comprensivo Giannone di Pulsano. Consegna il premio al professore Livio Grasso, l'amministratore delegato dell'azienda edizioni lusso grafica Salvatore Granata. Prego, professore. Vincitori assoluti della categoria H3 fino a 20 elementi. Complimenti. Una foto. Grazie, grazie mille. Grazie. Premio International Inner Wheel Club di Caltanissetta alla violinista Nicole Insalaco. Consegna il premio il presidente del club Inner Wheel di Caltanissetta, dottoressa Giusi Montante Curcuruto. Prego. Per un club di sole donne, avere premiare una bambina così bella, bravissima. Una foto. Grazie mille. Premio Italiana Gioielli al giovane talento Salvatore Miceli. Invito il dottor Antonio Di Prima, amministratore delegato dell'azienda, per la consegna. Grazie. Grazie, grazie mille. Premio Rotaract Music Prize, offerto dal Rotaract Club di Caltanissetta al trio di percussioni dell'Istituto Comprensivo Vasco Pratolini di Scandicci. Consegna il premio il presidente dottor Giuseppe Sollami al maestro Luca Marino. Complimenti. Volevo ricordare inoltre che sono vincitori di un concerto premio offerto dall'Associazione Musicamente di Caltanissetta. Bravi, bravissimi. Foto. Alla giovane promessa del concorso Musica al Museo di Caltanissetta. Premio Ilda Napolitano alla pianista Aurora Di Prima dell'Istituto Comprensivo Europa di Barafranca. Invito il dirigente scolastico dottor Filippo Aleo per la consegna. Bravo. Bravo. Una bella foto. Grazie. Adesso un'altra targa di riconoscimento per il miglior giovane talento del concorso Musica al Museo in memoria del maestro Giuseppe Pastorello. Al pianista Andrea Emanuele. Consegna il premio il figlio all'assessore Boris Pastorelli. Ci tenevo a dire due parole. Il maestro Pastorello, una persona che si è spesa per la musica, cantante lirico, ideatore del concorso internazionale Vincenzo Bellini, concorso che ha portato in 45 anni di storia tantissimi giovani talenti provenienti da tutto il mondo e grandi professionisti del panorama musicale.
Tale riconoscimento inoltre prevede un concerto premio per la prestigiosissima Associazione Cultura e Musica Giulio Rospigliosi in provincia di Pistoia a Lamporecchio. Straordinario, complimenti. Premio della critica per la migliore interpretazione del concorso Musical Museo. Invito per la consegna il maestro Alexei Galea. Cavallazzi. Prego maestro. Quest'anno abbiamo avuto l'onore e il piacere di averlo in commissione. Laureato in pianoforte presso uno dei più prestigiosi conservatori di musica del mondo a Mosca. Laureato in musicologia presso la prestigiosissima Università di Oxford, inoltre direttore d'orchestra e didatta. Il premio della critica per la migliore interpretazione va di nuovo ad Andrea Emanuele, che forse è andato bene. Complimenti. Adesso ho il piacere di invitare sul palco i componenti della commissione orchestra, il maestro Sándor Károly, laureato al Conservatorio di Ginevra, inoltre laureato in direzione d'orchestra al Conservatorio di Vienna, dove attualmente è direttore, il maestro Luigi Sferrazza, violinista e direttore d'orchestra, vanta concerti in tutto il mondo, dal Brasile agli Stati Uniti, Europa e Giappone, il maestro Giuseppe Bacca, flautista e batterista, vanta tournée con artisti quali Vincenzo Spampinato, con cui ha inciso due album, Boes, Dorighezzi e Franco Fasano. Benvenuti. Grazie. Riconoscimento per il miglior arrangiamento, categoria orchestre, scuole medie ad indirizzo musicale, assegnato dalla commissione orchestre al professore Giuseppe Fornaro per il brano Asturias, eseguito dall'orchestra dell'Istituto Comprensivo Giannone di Pulsano. Prego, professore. Bravo. Riconoscimento per la miglior sezione percussioni categoria orchestre, assegnato al maestro Luca Marino dell'Istituto Comprensivo Vasco Pratolini di Scandicci. Prego al maestro Luca Marino. Attendiamo il maestro Luca Marino, che possibilmente era dietro palco un attimo. Maestro, un altro riconoscimento. Complimenti. Complimenti. Foto. Grazie. Grazie. Riconoscimento alla miglior composizione originale, composizione categoria orchestre, assegnato al brano Anima Sonora, composta dal maestro Antonio Graziano, eseguito dall'orchestra dell'Istituto Comprensivo De Amicis Baccelli di Sarno. Complimenti. Grazie mille, grazie maestro.
altro riconoscimento alla miglior direzione orchestrale al maestro Adriano Taibbi dell'Istituto Comprensivo Antonino De Feltre di Caltagirone. Invito il maestro Vacca per la consegna. Bene, adesso passiamo a un altro premio importantissimo, il premio Kairos Rotary Club Caltanissetta, che va alle orchestre vincitrici assolute in memoria del dottor Pietro Berto e dell'avvocato Filippo Siciliano. Rispettivamente vanno all'Istituto Comprensivo Giannone Pulsano 100 centesimi e all'Istituto Comprensivo Vittorino da Feltre Caltagirone. Il Rotary Club di Caltanissetta, fin dal primo anno del concorso Musical Museo, ha sempre creduto nel progetto, sostenendolo, e dal 2013 identificandolo nella performance della comunicazione artistica in campo musicale. Invito i vicepresidenti del Rotary Club di Caltanissetta, dottoressa Maria Pia Punturo e l'avvocato Salvatore Mancuso. Invito inoltre la signora Anna Maria Oberto e la figlia dell'avvocato Siciliano per la consegna ai rispettivi maestri Giuseppe Fornaro e al maestro Adriano Taibbi. Prego. Questo premio in memoria del dottore Piero Berto, il quale è stato un sindaco e oggi ancora è ricordato perché ha sempre avuto a cuore Caltanissetta. Mi ricordo quando al Consiglio Comunale c'erano delle battaglie, anche con mio padre, abbastanza accesi, però tutto finiva lì, fuori del Consiglio Comunale, praticamente erano sempre amici, sempre cordiali. Perché? Perché praticamente loro anteponevano l'interesse per la città a quelle che erano le idee politiche. Ma non solo questo, lui è stato sindaco dal 67 al 72, poi nell'80-81 è stato anche presidente del Rotary Club, è stato riconfermato l'anno successivo e ha avuto a cuore non solo i servizi sociali, ma anche i giovani. Infatti se oggi noi abbiamo un Rotary Club molto avanti e composto, e perché sostanzialmente lui si è interessato, i presidenti degli anni precedenti hanno formato i ragazzi di oggi, i rotariani di oggi. Un ultimo particolare, il dottore Oberto era anche il padre di un mio carissimo collega e amico, che è Paolo Oberto, e che per me non è andato mai via, perché era soprattutto un amico, ripeto. Mi ricordo che una volta avevo bisogno di un appoggio allo studio a Caltanissetta e gli chiesi se era possibile, appoggiarmi a lui. E lui mi disse, il mio studio è casa tua, quindi mi ha dato lo studio e non poteva darmi di più. E siccome sono convinto, perché non è andato via, che in questo momento mi sta ascoltando, lo saluto. Ciao Paolo. Scusare, però non posso stare zitta e voi me lo dovete consentire, soprattutto per la mia età, che incute tanto rispetto, e quindi non è vero questo? Io ringrazio infinitamente il vicepresidente del Rotary, perché non può immaginare, come del resto tutti voi presenti,
non potete immaginare la gioia che io ho nel cuore. Il sapere, indipendentemente dalla persona che tu molto molto carinamente hai illustrato in una maniera superba, ma nella realtà era proprio così, era veramente un uomo eccezionale, al punto che mi ha fatto innamorare pazzamente e dal nord mi sono precipitata con amore in Sicilia. E da qui non me ne voglio andare neanche da morta. Mi è piaciuta molto la motivazione, come rotariano e come professionista. È vero, perché ha interpretato molto bene sia il senso dell'amicizia e quanto il servire. E io ho due testimoni importantissimi. Uno è Arcangelo Lacagnina, il nostro PAS Governo, che per quanto riguarda la capacità di essere amico da parte del dottor Roberto ne può dire qualcosa. Per quanto riguarda l'amore della città, io mi rivolgo veramente all'onorevole Mancuso, perché mi è con grande gioia, io l'ho visto questa sera qui e approfittiamone anche perché oggi è il suo compleanno e quindi gli auguri doppiamente belli. Sarà felice mio marito di ricevere, di dare a nome suo questo premio, perché lui amava la musica, l'amava tanto che per prendermi in giro mi chiamava la polentona babba, ma non perché non mi volesse bene, perché dicevo che io arrivavo un attimino più tardi perché non ero siciliana e quindi non avevo la capacità di avere quell'intelligenza svelta e viva che voi tutti possedete. E allora mi è rimasta questa nomea. Volevo dirvi, lui mi diceva sempre, ma che ne sai tu? Io ho fatto il capo clac al Teatro Bellini quando ero giovane a Catania, quindi la musica per lui era una cosa estremamente importante. Sentite, cari presenti, io rappresento il passato. Io ho la fortuna questa sera di avere il presente. Il mio nipote Piero Oberto, accompagnato, dov'è il mio piccino? Accompagnato da Paolo Oberto, e vorrei tanto che fossero loro, che sono il presente e il futuro, vero, che foste voi a consegnare questa targa importante dedicata al nostro nonno. Allora, dov'è? Aspetta. Grazie veramente tanto tanto. Io, a nome del Rotary Club di Caltanissetta e a nome mio personale voglio porgere a Mirko Gangi e agli organizzatori gli auguri e complimenti più affettuosi per questa splendida manifestazione. Grazie. Che oltretutto nel corso degli anni ha avuto via via un maggior numero di consensi e di successo che l'anno prossimo so vi farà fare un salto di qualità. Il Rotary Club ha sempre creduto, come dicevi, in questa manifestazione. Io stasera sto consegnando questo premio in memoria dell'avvocato siciliano, era un rotariano, è venuto a mancare nel 2011. È stato presidente del Rotary Club in due anni sociali, 1973-74 e 74-75, ma soprattutto mi risulta che era un uomo integerrimo, dotato di spiccate doti professionali, di grandi doti umane. Era rigoroso sia nei confronti dell'etica sia nei confronti della fede, della religione. E quindi per questo motivo ha portato avanti i principi, i valori del Rotary
applicandoli quotidianamente sia alla vita privata sia alla sua professione. Inoltre a Caltanissetta è stato il principe del foro nisseno ed è stato durante la sua lunga carriera, lei se è vero, c'è più di 60 anni, è responsabile ed è intervenuto in molti processi che hanno avuto anche un eco, hanno avuto scalpore in tutta Italia. Parliamo del processo nei confronti dei monaci di Mazzarino, il processo Leopardo, il processo per l'uccisione del giudice di Latino e quello di Giacio Mondardo. E in ultimo, e non da ultimo, e questo denota la sua umanità, so che lui da solo, in qualità di difensore di ufficio, ha appoggiato, ha sostenuto il giovane accusato dell'omicidio del sindaco Michele Abate perché nessuno voleva difendere il giovane. Complimenti a papà. La foto tutti insieme. Bene, concludiamo con l'ultimo premio, che è il premio dedicato a Rosa Maria Collodoro De Cristoforo, istituito dal Comitato d'Onore del Concorso Musical Museo, presieduto dal professore Emilio Giammusso, e offerto dalla famiglia De Cristoforo, per la sensibilità artistica e l'amore per la musica e per i giovani. Tale riconoscimento, oltre alla borsa di studio, prevede un concerto premio per l'Associazione Amici della Musica di Caltanissetta e un concerto per l'Associazione Amici della Musica di Gela. Invito il Presidente del Comitato d'Onore, Professore Emilio Giammusso, per la consegna. Il premio va a Fabio Trigilia. Fabio, questo è un premio istituito dal Comitato d'Onore, ma in realtà questo si deve alla generosità e alla bontà di Giorgio De Cristoforo, che è stato il compagno di una persona straordinaria, amica nostra, e io spero che tu possa veramente essere degno di poter essere capace di portare questo senso di serenità e di amicizia che Rosa aveva nei nostri confronti. Bocca al lupo per la vita, eh? Grazie Giorgio. Grazie a tutti. Grazie. Bene, adesso vi salutiamo con l'esibizione dell'orchestra vincitrice assoluta dell'Istituto Comprensivo Giannone di Pulsano di Taranto, che eseguirà Asturias da Legenda di Albéniz e Farandola di Bizet. Grazie a tutti e al prossimo anno.
Thank you.